trovati per una nuova story, intervista story sul nostro sito con un'altra grande protagonista della musica italiana, un'altra artista che vanta 40 anni di carriera alle spalle, quindi tante cose da raccontarci, ma soprattutto tutte le ultimissime, sono veramente tante cose che sta facendo e che andremo a scoprire assieme. Diamo quindi il benvenuto a Grazia De Michele. Ciao Grazia! Ciao Fabio! Ciao! Ben trovata e sei pronta a carrellare con noi lungo la tua lunga carriera? Assolutamente sì! E allora guarda, io farei la prima domanda, che è quella che faccio un po' a tutti gli artisti. Come entra la musica nella vita di Grazia? Entra all'età di 6-7 anni. Io ero iscritta all'Accademia Nazionale di Danza a Roma e ero anche una ballerina promettente, se non che la mia attenzione, piuttosto che sui passi che dovevo seguire, andava sul maestro Zatterin, che era, mi ricordo ancora il nome, il pianista che suonava per farci fare gli esercizi. Mozart, Bach, aveva tutto un suo repertorio e io ero incantata più che dai passi di danza, che io, figurati, per me il sogno di fare la ballerina sembrava il primo, dalla musica. E quindi ho cominciato a innamorarmi della musica piuttosto che di quello che stavo facendo. Credo che il colpo di fulmine sia arrivato lì. Poi io tornavo a casa, mio padre era un grande amante della musica classica, continuavo ad ascoltare musica, cioè vinili su vinili su vinili, ce n'è ancora qui in Marea di vinili in casa, e quindi a un certo punto ho continuato a danzare, ho continuato a fare la mia scuola, sono andata avanti fino al quarto ginnasio, lì all'Accademia Nazionale di Danza, però appena ho avuto l'occasione ho preso uno strumento in mano, la chitarra, e ho cominciato a suonare e a comporre. Ho avuto la sensazione che quella fosse la mia strada. Ed erano delle composizioni naturali o hai avuto bisogno poi di prendere, è andato tutto a distinto o hai avuto bisogno poi di metterci lo studio anche in quello? Guarda, no, è nato tutto all'istinto. Avevo questa chitarra, una chitarra classica ereditata da mio nonno che si chiamava Candessona perché era di origine abruzzese, quindi anche lui c'era una posta fissa per lo strumento e per la chitarra. Io ovviamente da nipote di Candessona ho preso questa chitarra e non sapevo niente. Mettevo le mani laddove mi suonava un accordo, prendevo un foglio di carta, mettevo le sei corde della chitarra con gli spazi, indice, medio, anulare e mignolo. Mi ricordo che portai questo libricino da Lucio Fabbri, quando io cominciai a lavorare con lui, si mise le mani nei capelli, perché io in realtà... Anni e anni dopo, ovviamente. Molti anni dopo, perché io in realtà avevo trovato degli accordi assurdi, diminuite, re settima nona diminuita, sus, quasi, avevo trovato tutta questa roba che lui aveva studiato in conservatorio, ma tutta caotica. Quindi quando lui mi diceva, ma qui che accordo fai? E io prendevo il libricino e dicevo, questo. Poi, voglio dire, è stato un rapporto talmente istintivo con la musica e che quando si è trattato poi di cominciare a studiare, io ho fatto una fatica tremenda. Perché anzi avevo paura che mi togliesse questa creatività folle, pazza. Era un po' come cancellare, no? Tutto quello che avevi fatto fino a quel momento, come l'avevi imparato, per imparare a farlo magari in maniera corretta, ma meno ispirata, insomma, nel senso più la studentessa, insomma. Sì, però mi è rimasta dentro questa, diciamo un po' questa visione creativa caotica, nel senso che faccio delle cose particolari con la chitarra, non sono molto... Chi erano a livello di ascolto, visto che tu hai iniziato comunque con la chitarra, i tuoi maestri, cioè gli artisti di riferimento che ascoltavi in quel periodo? Allora, io il primo artista che cominciai a copiare fu Donovan, con una canzone che si chiamava Atlantis. La mia prima canzone che ho composto alla chitarra era Atlantis di Donovan. Ero innamorata e avevo questo 45 giri giallo che mettevo in continuazione nel mangiadischi, sì, e con la chitarra ripetevo. E poi ho cominciato con i Beatles. In realtà, diciamo che il primo approccio è stato quello. Poi dopo, invece, l'interesse per la scrittura, quando è maturato, mi ha portato veramente su altre strade, Joni Mitchell, non solo donne, Carly Simon, Carole King, quelle che erano le cantautrici americane, perché non avevo dei punti di riferimento in Italia, non ce n'erano.
E poi Crosby, Stills, Nash & Young, Cat Stevens, cioè tutta quella Bob Dylan, tutto quel mondo che non aveva molto a che fare con l'Italia. L'Italia è iniziata. No, un rock che tendeva più al folk in Sì, genere, alle sì. matrici proprio della, Sì, John Baez. della terra, insomma, per intenderci. Senti, Grazia, tu hai avuto varie esperienze ovviamente per arrivare al successo. Il successo però esplode all'improvviso, dopo che avevi fatto già un album degli anni 70, un primo album degli anni 80, 1986, tada, arriva questa che è Le ragazze di Gauguin, Sì. singolo, album con lo stesso titolo e improvvisamente si apre il mondo del successo, no? Arrivano i festival bar, le manifestazioni estive, è un'estate di successo, un periodo 86-87 soprattutto, insomma, a cavallo di quell'anno, dove questo brano veramente spopola in ogni dove, diventa spot di una pubblicità, è veramente un punto di riferimento. Ma la cosa curiosa che io ti volevo chiedere è che dalle notizie biografiche su questo pezzo chiaramente si evince che tu ti sei ispirata alle ragazze di Tahiti, il quadro di Gauguin. Ma come ti è nata questa ispirazione? Cioè, hai visto una mostra? Che cosa hai fatto? Come sei Allora, arrivata poi alle ragazze ti spiego molto semplicemente. Innanzitutto, questo è un brano che ho scritto con mia sorella Ioanna, con la quale ho scritto tantissime canzoni. Tante altre canzoni, sì. Addirittura il mio primo album, Cliché, ha scritto tutto a quattro mani, anche Ragiona con il cuore. E poi anche questa, Le ragazze di Gauguin, nasce perché mio padre, sempre mio papà, era innamorato di arte e quindi ci portava in giro per mostre, per musei, quindi noi abbiamo avuto sempre un po' l'attrazione per la pittura. E a un certo punto c'era questo quadro con queste donne un po' misteriose, ma solari, piene di luce, della luce della loro terra. E quindi abbiamo pensato di scrivere questa canzone raccontando il modo in cui alcuni uomini vedono le donne e le fissano in immagini, che possono essere immagini pittoriche o quadri, come nel caso di Monet, le bambine di Renoir, piuttosto che nel cinema, le donne di Buñuel, piuttosto che le modelle elegantissime di Chanel. Ci piaceva raccontare un po' queste donne, no? Questo immaginario femminile, a volte fissato in un'immagine oppure in una ripresa cinematografica, ed è nata così Le ragazze di Gauguin, non senza, cioè non è che ci siamo messi lì a pensare troppo, a ragionare cosa facciamo con le rime, è venuto tutto molto, molto naturale ed è stato un successo perché poi quell'anno io ho vinto la Vela d'Argento, allora c'era questa manifestazione, oggi non c'è più, ma era importante vincere la Vela d'Argento e da lì è partito tutto, l'interesse per il Festival Bar, ho fatto le cartoline tutte, le serate del Festival Bar venivano presentate da una cartolina mia, insomma, sono successe tante cose, però Te lo ecco. aspettavi che potesse essere la canzone della svolta? Allora, se ci penso oggi, capisco perché, ma lì per lì no, perché lì per lì era una canzone e ti dirò adesso una cosa che in realtà il motivo per cui io non avrei mai pensato è che Lucio Fabbri, che era allora il mio produttore, portò me e Mike Francis, mio cugino, in una casa Grande, Mike discografica, ok? Francis. E io non voglio dire il nome del discografico, ma andammo io, Lucio Fabbri, mio cugino Mike Francis, Francesco Puccioni e io. E Lucio aveva prodotto, per quanto riguarda me, Le ragazze di Gauguin e Francesco aveva Survivor e questo discografico importantissimo milanese in questo grandissimo ufficio ci disse che praticamente era meglio se cambiavamo vita, Ebbene, bravo. mestiere e Ti aveva aria. fiuto, insomma. Ma ti giuro, credimi, fu una botta. Tornammo a casa praticamente tutti e tre un po' bastonati. Però nonostante questo, io poi quell'anno approdai in UEA perché la UEA aprì il catalogo italiano, non aveva catalogo italiano, aveva soltanto il catalogo straniero, diciamo che era il satellite italiano per promuovere la musica che arrivava dall'estero. Avevano deciso di aprire il catalogo italiano e quindi io arrivai al posto giusto nel momento giusto. Arrivai con questo brano, non solo con Le ragazze di Gauguin e con altri brani, e firmai il contratto immediatamente. Il fatto Poi che per esempio Mike, tuo cugino, insomma, poi Survivor ha
a un paio d'anni di scarto rispetto alle ragazze di Gauguin, cioè sì, è riuscita ad avere comunque poi la sua sì, strada prima. Psicologicamente ti creò un problema questa cosa, che comunque eravate partiti con la stessa speranza, lo stesso produttore, poi uno un paio d'anni prima è arrivato, l'altro ci ha messo un paio d'anni in più. Allora tu devi sapere che io ho la responsabilità assoluta della vita di Francesco, perché Francesco veniva a casa mia che era un bambino, praticamente era proprio piccolo, cantava le canzoni di Vincent e Messina con la chitarra, e io ero già da Lucio, ero già proiettata verso sì, Milano, verso la mia vita, e l'ho trascinato io a Milano, e quindi io mi sentivo responsabile. Pensa che io tuttora ho dei provini di canzoni che noi avevamo fatto insieme, ho le cassette, ho delle cose meravigliose, ho delle cassette che noi avevamo registrato e a Roma e a Milano di duetti, eravamo tutti e due a sperimentare, a cercare una strada, e mi ricordo che c'era la mamma di Francesco, mia zia, che ce l'aveva con me, perché praticamente avevo traviato... Lo sviavi! Avevo traviato anche Francesco. Permettimi di dire una cosa però, insomma, per i nostri ascoltatori, soprattutto più giovani, andate magari a riscoprire Mike Francis, che oggi non c'è più, e che è stato un artista fondamentale per il periodo della disco, soprattutto italiana, metà degli anni Ottanta, grazie a nominato Survivor come uno dei suoi più grandi successi, ma lui ha anche scritto e prodotto per Amy Stewart, hanno realizzato assieme Together, che è un altro pezzo che ha avuto un grandissimo successo, primo posto in classifica, Friends, che ha portato Amy Stewart al primo posto in classifica, e poi nel corso degli anni tante altre cose, fino ad arrivare a un disco, mi ricordo bellissimo, negli anni Ottanta, che aveva un pezzo, no, credo che si chiamasse il disco Francesco Innamorato, era la canzone Bellissimi Occhi Chiusi. Con i testi di Panella, era meraviglioso, molto, molto bello. Io gli ho dedicato un video, una canzone che c'è su YouTube, che si chiama Francesco, che ho realizzato con Paolo Di Sabatino, e è stato proprio un atto d'amore per mio cugino. Per lui. Andate a riscoprirlo. Chiusa parentesi Mike Francis, torniamo a Grazia, perché quel periodo là, dicevamo, periodo di grande successo, arriva Shalala, poi arriva Solo i pazzi sanno amare, l'anno dopo, è un periodo in cui, come diceva Grazia, io li mostro perché la gente non è abituata, soprattutto i giovani, a sapere che esiste questa cosa che si chiama disco, che anzi sta ritornando, insomma, e che è molto bella da avere, perché tutto a computer rimane sempre abbastanza futile, così come qualcosa che potete perdere da un momento all'altro. E sono brani che hanno anche dei videoclip importanti, perché tu nei videoclip in quel periodo hai lavorato con Gabriele Salvatores. Hai capito? Con un premio Oscar. Hai capito? Ma, che non era ancora, insomma, diventato premio Oscar e tutto il resto preso. Ma, insomma, com'è stato lavorare con Gabriele Salvatores? Ce lo racconti? È una persona adorabile, di una intelligenza, di una carineria. Tra l'altro ci siamo anche divertiti, perché il primo videoclip che abbiamo fatto, che si chiama Mama, praticamente nel letto c'eravamo io e lui, che facevamo mia mamma e mio papà, praticamente lui nel letto faceva mio papà, e devo dire che lui aveva una grazia, una sensibilità nel cogliere il senso delle parole, di quello che volevo intendere in questa canzone, e l'ha fatto anche in Shalala, perché poi abbiamo ancora lavorato insieme. Io ho lavorato con dei grandi videomaker, e devo dire che per me il video è sempre stato un elemento molto importante, non un accompagnamento alla canzone. Tant'è che non a caso sono finita a fare la direttrice artistica di questo festival Tulipani di Seta Nera, dove mi arrivano bordate di video, e io sono 3 anni che non sai che meraviglia, ho anche delle giurie molto belle, con le di qualità, sì. E quindi mi arrivano questi video, e io oramai ho affinato veramente l'occhio e l'orecchio a capire quanto l'immagine possa aiutare, possa spiegare, possa, come dire, focalizzare un intento, no, poetico. Allora, visto che stai parlando di questa cosa, poi torneremo, insomma, a fare l'excursus, però insomma è una cosa molto molto bella questa di Tulipani di Seta Nera. Sono 3 anni, mi sembra, che te ne occupi, e sicuramente sarai, come dicevi tu, inondata. Ma la cosa che ti volevo chiedere, il videoclip ha avuto un'evoluzione enorme nel corso della storia, no? Inizialmente era semplicemente un filmato del cantante che riproduceva il playback della canzone, poi piano piano ha cominciato ad avere gli storyboard, dei veri e propri mini film, e adesso sembra che siamo di nuovo però in una fase un po' di impoverimento, cioè
ci si mette davanti allo schermo verde, il famoso schermo verde, si proietta quello che si vuole alle spalle e in realtà non si cerca una location, non si cerca una storia, non ci sono più quasi per nulla comparse. Tu invece nei tanti giovani che ti mandano i video, trovi di nuovo questa forza nella ricerca anche per dare appunto l'impatto visivo alla canzone? Devo dirti che nella selezione finale, quando arrivano gli ultimi 10 videoclip, che sono quelli che poi vengono sottoposti alla commissione, che sceglie miglior regia, miglior soggetto, miglior testo, miglior musica, eccetera, arrivano proprio quelli belli tondi, cioè arrivano quelli su cui è stato fatto un lavoro intelligente, non costoso, bada, perché io veramente l'anno scorso ha preso un premio un video fatto in casa da un papà che raccontava la pandemia con due figli sul letto che dicevano una cantilena. Tu ti puoi immaginare col cellulare, un capolavoro, era riuscito a fare un capolavoro. È una questione di testa, no? Non è una questione di mezzi, perché a volte tu puoi fare dei video costosissimi che non ti toccano, a volte puoi fare una cosa con un cellulare che ti commuove, perché quanti modi c'erano per raccontare l'isolamento e la condizione, no, di chi vive dentro casa? Ed era un video meraviglioso, pieno di gioia, perché questi bambini imparavano questa cantilena e c'erano continuamente questi stacchi su questi ragazzini sul letto che giocavano, saltavano, una cosa bellissima. Quindi in realtà quello che io penso è che molte volte vengono fatti tanto per essere fatti, cioè non perché debbano avere uno scopo, e lo scopo non è quello di partecipare a un concorso. Certo. Noi quest'anno abbiamo un video che è stato fatto da medici del Gemelli, tu immaginati due medici che si improvvisano cantautori per raccontare che cosa hanno vissuto, e quindi scrivono una canzone, la registrano ed entrano nel Gemelli a fare un video. Cioè, però sono delle situazioni, visto che è un cinema e un videoclip per il sociale, che vanno a toccare in qualche modo delle corde emotive, e se lo sanno fare bene non importa come sono fatti e realizzati poi. Grazia, tu in particolare, passato questo periodo, insomma, di questi vari successi che abbiamo elencato, cominciano gli anni 90 e diciamo che in 4 anni di orologio ti fai 3 festival di Sanremo, che non avevi fatto negli anni, insomma, precedenti. Il primo è questo qua, con Io e mio padre, che arriva nel 1990. Saremo particolare quello, perché si sposta addirittura dall'Ariston, se ricordo bene. Bravo, sì. Esatto. L'unico anno. È l'unico anno, infatti, che è successa questa cosa. C'era un parterre di artisti che farebbe invidia, c'erano i Pooh, c'era, vabbè, la Oxa, c'erano tantissimi artisti proprio all'apice del loro successo, e arrivi tu, anche tu, all'apice del tuo successo, con Io e mio padre. Che però è una canzone, rispetto forse a quelle che abbiamo elencato prima, che ti hanno dato la notorietà, che ti riporta in un'atmosfera che poi ti è quella più congeniale da sempre, l'intimità. Chitarra, sgabello, davanti ad una platea, quel teatro me lo ricordo immenso, rispetto all'Ariston, che invece io ci sono stato, è piccolissimo. Cioè, quel teatro dispersivo, immenso. Come hai vissuto quel contrasto? Innanzitutto già del pezzo, che non era quello proprio di facile presa, magari come poteva essere Solo i pazzi sanno amare di un paio d'anni prima, ma con un pezzo proprio intimo davanti ad una platea immensa, al tuo primo Sanremo, che credo faccia sempre un po' di strizza, anche dopo che ne hai fatti 10. Voglio dirti, quell'anno, come dici tu, c'era... Era enorme, era dispersivo, era il mercato dei fiori, un palco immenso. Cioè, diciamo che il senso di coccolamento che ti dà l'Ariston, lì te lo potevi dimenticare. Poi magari l'ansia è la stessa, però io mi sentivo proprio piccola. E su questo sgabello c'avevo sempre il mio Lucio Fabbri, che dirigeva l'orchestra, e l'orchestra. Tra l'altro tornava quell'anno. Esatto, ma poi tu considera che io andavo con un pezzo talmente intimo, talmente particolare, che però mi dava una grande forza, perché io quell'anno ero andata al Maurizio Costanzo Show e facevo il test delle mie canzoni con il pubblico del Parioli, e a un certo punto avevo accennato qualche nota di Io e mio padre, e più che altro avevo raccontato che cosa stavo scrivendo, motivo per cui fui cacciata da Sanremo a un certo punto. Ah, non lo sapevo questo. Ma cioè, uscì sui giornali come una ladra di galline,
Fuori da Sanremo, Grazia di Michele, ha eseguito il brano. Poi devo dire che in quell'occasione Aracozzini è stato fantastico perché, vabbè, ha detto, non è che ha cantato la canzone, stava spiegando che cosa stava facendo, ha accennato e quindi sono rientrata, ma io ero già uscita dal Festival di Sanremo. Sono rientrata. Cosa è accaduto dopo che avevano già anche E confermato gli artisti? certo, erano già stati dati i nomi, io vado ad aprire il Corriere della Sera, mi vedo lì con la fotografia come avessi fatto chissà che cosa, per cui io per 2 giorni ero fuori, poi sono rientrata dentro il cast perché Aracozzini ha spiegato che c'era un tot di tempo entro il quale io potevo sicuramente essere riammessa, fossi andata oltre no. Quindi cosa mi ha dato la forza? A me mi ha dato la forza qualche cosa che poi nel tempo ho capito che era vera, cioè il fatto che sentivo di dire una cosa importante per me e per gli altri. Cioè sentivo che quel messaggio che io stavo cantando, una storia di bisogno di trovare armonia con mio padre, con una figura genitoriale che mi aveva ostacolato proprio sulla musica, il bisogno di ritrovare la tenerezza e di dirla, e di dire questo bisogno, no? Di dire questo bisogno di mancanza di armonia, era una cosa importante. Questo mi ha dato la forza. E di andare lì, di cantare questa canzone e poi mi sono resa conto nel tempo che tu non puoi immaginare quanta gente mi ha detto di aver regalato questa canzone al padre, di aver trovato il coraggio di dire delle cose che non riusciva a dire prima. Io in qualche modo la sentivo questa cosa. E quell'anno noi partimmo con il Sanremo in the World. Quindi Sì, tutto vero. questo gruppone qua di cui tu parli, dove c'erano tutti. C'era Mimì, c'era Milva, c'era Nipù, c'era Mango, chiunque ti venga in mente era su quell'aereo per il Madison Square Garden di New York e per Toronto in Canada. Ed è stata una delle cose più divertenti della mia vita. Ti La piace fare sentivo. queste cose con i colleghi, cioè quando si verificano queste cose anche un po' estemporanee, no? Cioè, insomma, una cosa È stata una cosa, inaspettata. io se ancora oggi ho una memoria vivida, a cominciare dall'ingresso nell'aereo di questa compagnia canadese, dove purtroppo Ragozzini aveva fatto tutti i biglietti, ma eravamo la metà di 1.000, alcuni in business, altri in economy, altri in first class, e quindi c'è stata la rivoluzione. La rivoluzione in aereo c'era, cioè mi ricordo, gli steward e il comandante che in ginocchio, dopo 40 minuti, ci dicevano per favore sedetevi. E lì si è creata un'atmosfera goliardica perché si apriva la tendina, Christian faceva vedere lo champagnino, quell'altro, cioè una roba proprio terribile, terribile. E chi erano capitate indietro? Mimì, Milva, cioè un disastro. Non si riusciva a partire. Tu considera che questo inizio, io mi ricordo che capitai vicino a Gianluca Guidi, ero seduta vicino perché era tutto casuale. A un certo punto io non lo conoscevo proprio, comincio a prendere appunti e lui mi disse: "Che fai?" E io dissi: "Sto prendendo appunti perché non voglio perdere una di queste cose." Guarda, è andato avanti così fino a, siamo andati a Toronto, abbiamo fatto il nostro concerto lì, poi siamo andati al Madison Square Garden, dove ci fu la tragedia, perché Mino Retano cantava Italia, Italia, e io mi ricordo che rimasi scioccata perché c'era tutto il Madison Square Garden, che allora era credo tutta la Little Italy, che cantava Italia, Italia, ma un inno pazzesco. E lui è stato preso dall'entusiasmo, non ha visto la fine del palco ed è caduto. Sì, lì è stato un tragico epilogo. Io pensavo che se stiamo arrivando a qualche cosa di è stata una cosa meravigliosa, è caduto. Sì, ci fu il tragico epilogo della caduta dal palco del Madison Square Garden in questo entusiasmo collettivo. Ma insomma, devo dire che è stata un'esperienza. Io non so perché non lo fanno più il Sanremo in the World. Non lo so, è una cosa magnifica, Così magnifica. come probabilmente anche domandarsi perché non fanno più, sicuramente è un problema di costi, diciamolo, Le il accoppiate? gemellaggio dell'accoppiata, perché per esempio l'anno dopo tu sei a Sanremo di nuovo con Se io fossi un uomo Con e Randy anche nel Crawford. 45 giri porta alle spalle la versione cantata insieme a Randy Crawford, ex Crusaders e
artista di rilievo internazionale assurdo e che canta la tua canzone in inglese sul palco. Ma una curiosità in merito che non ho avuto mai occasione di chiedere a nessuno, mi è sfuggita pure a Rossana 2 settimane fa quando l'ho intervistata. Le accoppiate, c'era anche la vostra volontà nel cercare di avere quell'artista oppure era tutta una cosa discografica? Allora, io quel periodo ero in UEA, ok? Sì. Quindi la UEA era un ventaglio di artisti che non finiva più. Sì. Tant'è che mi ricordo, guarda se non sbaglio, che mi avevano proposto un altro artista, un maschio però, Nick Kamen. Sì. Adesso non sono sicurissima, però mi ricordo che era un maschio. Sì. E poi a un certo era punto... Era Warner anche lui, UEA anche lui, quindi... Era UEA anche lui. Sì. Poi a un certo punto io ero innamorata di Randy Crawford e dei Crusaders. Ero innamorata perché in quel periodo io facevo anche la disc jockey in Rai e mandavo spesso i loro brani. Quindi dissi, ma lei perché no? Allora le mandarono questo pezzo perché non era scontato che lei dicesse di sì, Certo. che avesse voglia di partecipare al Festival di Sanremo. A lei piacque tantissimo, tant'è che aderì al progetto. Io me la vidi arrivare in studio di registrazione dove abbiamo registrato il nostro duetto con una umiltà. Cioè, lei cantava in quella maniera pazzesca, poi veniva da me e mi chiedeva, pensi che vada bene? E io dicevo, ma mai possibile, no? E tu... Io voglio dire una cosa a chi ci ascolta. Cioè, Randy Crawford, grande artista mondiale, eccetera, è andata a registrare il duetto con Grazia, non come si fa oggi da lontano. Non solo è venuta a registrare al Metropolis con Lucio Fabbri in studio, non solo... Poi ha portato questo brano al successo, tu sai che è stato prima in classifica ed è nel suo best, ed è il primo brano del suo best, ed è stato in classifica in Giappone per non so quanto tempo, in America, eccetera. Ma lei ha condiviso emotivamente ed empaticamente tutto quello che era il Festival di Sanremo. Per cui eravamo una coppia, cioè non era un'accoppiata creata lì per caso, insomma. Noi stavamo insieme. Dopodiché, quando è finito il Festival di Sanremo, lei è venuta a Roma e ce ne andavamo in giro per i negozi, ci facevamo le nostre passeggiate, le nostre chiacchierate. Più o meno è successa la stessa cosa con Nicolette Larson, che L'anno era prima. invece l'anno prima c'era lei, purtroppo lei non c'è più, è scomparsa. Era incinta, era al sesto mese di gravidanza. E noi, quando lei cantava Me and My Father, che era la versione di Io e mio padre, mi raccontava del fatto che sentiva fortemente questa canzone, perché la sentiva parte della sua storia con suo padre. E quindi anche lì si era creato un, come dire, un Una sinergia particolare. Sì. Quindi... Grazie, ma... Due donne di grande successo internazionale che ti hanno accompagnato, poi c'è di nuovo una donna, però questa volta insieme a te, per gli amori diversi, Rossana, e devo farti la stessa domanda che ho fatto a lei perché c'è bisogno di avere la risposta adesso tua, la tua versione dei fatti, però ci arriviamo. Però apro una parentesi, tante donne anche con cui hai collaborato e per cui hai scritto, mi viene una su tutte, Ornella Vanoni, a cui hai dato diversi pezzi tuoi, ce n'è uno bellissimo secondo me che si titola SOS e che sta nel suo album Sherazad, bellissimo al pari di una canzone tua che hai cantato tu e che tu sai che mi piace tantissimo, che si chiama Dove mi perdo, che invece è in Journey. Hai mai provato invece a scrivere per un uomo? Ti hanno mai chiesto una canzone degli interpreti maschili? Sì, allora io ho scritto un brano che poi non è andato in porto alla fine, di cui si era innamorato Massimo Ranieri. Bello. Gli piaceva tantissimo e siamo finiti a cantare un'altra canzone insieme. Che è nell'album invece quello di Il mio blu? No, è il respiro, credo che... sì, è il respiro, mi sembra. È qui. È nel mio blu? No. Con Massimo Ranieri? No. No, non è qui, hai ragione. E vabbè, se non lo sai tu. Io posso essere informato quanto vuoi tu, ma tu li hai fatti, quindi... Quando si comincia a lavorare insieme, io ho collaborato con degli uomini e ho collaborato meravigliosamente bene con Eugenio Finardi. Ho dei ricordi bellissimi delle nostre
serate a creare canzoni, a cantare insieme, a scrivere. C'è questo brano, tra l'altro, che lui ha cantato con me, che si chiama Cosa sarà di me. Ma abbiamo scritto tante cose insieme. Ho scritto con Caballà, che è un autore di testi fantastico. Ho collaborato con Cristiano De André, con Ivan Segreto. Abbiamo fatto delle cose belle con Ivan, con Mario Venuti, con Luca Madonia. Io ho lavorato con Tochigno, ho fatto la meravigliosa con Tochigno, ho lavorato con tanti uomini. E ho scritto anche con loro, quindi non è una cosa per me strana. Senti, avere un artista che dice io voglio questa canzone di grazia, mi sta venendo proprio lì così come domanda. Che effetto fa? Cioè, riesci a regalare una tua cosa a quest'artista senza che te ne dispiaccia un po' privartene? Guarda, ti dico la verità, io ho cominciato con Tosca, diciamo che la prima volta che ho cominciato a regalare qualche cosa l'ho fatto con lei e c'era un tale rapporto di affetto, di amore e sentivo che era importante che se lei apprezzava qualche cosa di mio potesse farla sua, no? Sentivo che era una cosa bella per me e una cosa bella per lei. Ho cominciato con lei. E poi ho continuato, mi ricordo che poi mi chiese Irene Fargo una canzone, che infatti si chiama Ti do una canzone, e l'ho fatto tante altre volte, per esempio con Ornella è stato divertente perché io e Ornella abitavamo a Milano l'una di fronte all'altra e quindi lei ogni tanto mi chiamava dalla finestra, che fai? E io andavo da lei e cominciavamo a scrivere insieme tante canzoni che sono state scritte con Ornella. Le abbiamo scritte insieme, a parte Non era presto per chiamarti amore, che invece avevo scritto per me e poi ha cantato anche lei. No, non c'è il dolore del distacco. Quando tu sai che una cosa va in buone mani, no? Va in una bella voce, va in una bella anima, è soltanto una Perché gioia. appunto Anima sono tutti artisti questi che hai anche nominato che hanno anche una grandissima dote interpretativa e quindi di conseguenza sanno fare proprio il pezzo che tu dai loro e renderlo nella maniera migliore possibile, no? Tosca grande interprete, Rossana grande interprete, Ornella grande interprete, Irene Fargo che ha avuto il suo momento d'oro, è stata una ottima interprete, tra l'altro anche molto tecnica, molto brava. E niente. E allora la domanda sugli amori diversi te la devo per forza fare come l'ho fatta Rossana. Allora, voi andate a Sanremo con questo pezzo. Rossana mi dice, mi ha raccontato tra le curiosità dell'intervista che la casa discografica pensava che voi veniste eliminate al primo turno perché c'erano le eliminazioni. Tanto è vero che mi aveva detto portatevi un solo abito perché tanto vi buttano fuori. Una valigia. Esatto. Fate invece la prima vostra esibizione. Passate il turno, tra l'altro, fra gli applausi dell'Ariston, che in quel periodo lì, come ha detto anche Rossana, sembravano i titolari delle poltrone, non applaudivano tanto per applaudire. Quando c'era l'applauso significava che la canzone era piaciuta. Poi accade che inaspettatamente in finale, inaspettatamente per quelli che insomma avevano altri tipi di graduatorie nella testa, vi piazzate terze. Arrivate sul palco, dice Rossana, che vi hanno dovute cercare per tutta Sanremo perché Sì. non avevate proprio idea. Arrivate sul palco, tra l'acclamazione, insomma, di tutti quelli che erano dietro le quinte per il risultato ottenuto, arrivate sul palco, bordate di fischi, che Bravo. però non erano diretti a voi. Cioè, voi però No. siete arrivate lì che non lo sapevate, quindi vi siete trovate. I fischi erano, lo dice, ripetiamo, per Renato Zero, che poverino era Bravo. arrivato quinto, e c'era tutta la sua claque all'Ariston di Sorcini che lo voleva invece sul podio. Il tempismo di dire venite e noi che entriamo sul palco e che ci arriva sta bordata di fischi. In più, io ero impataccata perché eravamo a mangiare in un ristorante, ci sono venuti a pescare lì. Rossana puzzava di fritto, cioè siamo arrivati in No, ti posizione. prego. Te lo giuro, guarda, non sto Questa scherzando. strada non me l'ha No, detto. veramente una brutta immagine, ma perché ci chiamavano sul cellulare? Correte, correte, siete arrivate terze. Noi, se vabbè, e chiudevamo il cellulare. Fino a che hanno chiamato il ristorante e ci sono venuti a prendere, ma noi abbiamo dovuto correre, 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 fino al momento in cui siamo salite sul palco
E a quel punto abbiamo beccato tutti i fischi dei sorcini che c'erano lì, che forse era tutta Italia, non lo so. E la domanda che ho fatto a Rossana, che quindi ripeto anche a te, da cui voglio la tua risposta, al di là di poi una volta che avete capito che cosa era successo e quindi sicuramente avrete ridimensionato, lì per lì, coronare tra virgolette un sogno di arrivare terzi a Sanremo, di essere una sorpresa quell'anno, quanto ha fatto male ricevere quei fischi al momento? No, Fabio, è brutta, è bruttissima, perché noi non l'avevamo capito. Noi eravamo dietro le quinte e stavamo cercando proprio di rimetterci a posto, non c'avevo più il rosseto, non sai che condizioni. Prova a Certo. correre 2 chilometri di corsa, arrivi affannato, affannato, ti butti su un palco e su quel palco, perché non avevamo più il vestito della serata. Io mi ero Sì. messa quello che c'avevo, Rossana pure. E arrivi lì e succede questo, è veramente è stato uno shock lì per lì. Poi è stato bravo Baudo, perché a quel punto lì ci ha fatto capire che stava succedendo e poi ha chiesto al pubblico di fare un applauso a noi che non c'entravamo niente con le scelte Delle della quinte. giuria, noi non c'entravamo niente. E in più quell'anno eravamo arrivati, c'era Ruggeri primo, Cristiano De André secondo e noi terze. Praticamente c'era Lucio Fabbri che aveva portato Cristiano e me e Rossana. E insomma, c'era lui che era gongolante di gioia perché mai si poteva pensare che un pezzo di Cristiano potesse arrivare secondo. Quindi era tutta una cosa strana. E quell'anno c'era Zero, c'era Mimì con la sorella Bertè, c'erano un sacco di artisti sulla carta da trono. Quindi è stato proprio uno scompiglio che non finiva più. Ma questo ha contribuito poi, perché tu poi non sei più ritornata a Sanremo se non nel 2015, anno in cui sei ritornata con Mauro Curuzzi, Platinette, per il vostro sensibile duetto. Ma questa situazione ha contribuito a farti allontanare un po' da quel palco per tutti questi anni? No, devo dirti la verità, perché poi tutto quello che è successo è stato fantastico. Io sono arrivata a Roma e ho scoperto di essere incinta, quindi ero incinta sul palco e non lo sapevo, tant'è che Rossana ogni tanto dice eravamo in tre, non eravamo in due. Quindi lì è iniziata un'altra avventura in realtà, perché io ho avuto mio figlio Emanuele e mi sono staccata. Finché ho potuto, ho fatto la mia promozione, abbiamo fatto dei concerti con Rossana e poi ho voluto godermi un anno di maternità e ho scritto un album, ma nella mia casa, tra pannolini, biberon, eccetera, eccetera, e cambi. E poi dopo non ho sentito il bisogno, l'urgenza di rifare questa esperienza, che tutto sommato avevo fatto una volta con un brano importante come Io mio padre. Sono andata con Randy con un brano, una specie di piccola denuncia. Sono andata con Rossana con Gli amori diversi. Quando ho capito che avevo una cosa importante da dire, sono ritornata con Plati e abbiamo portato questo brano che era rischiosissimo sulla carta. Perché non sapevo se i tempi fossero maturi per parlare di problemi di identità di genere con un testimone vicino come Plati, che le persone L'ha erano rappresentata per anni. sì, però le persone erano abituate a vederlo vestito parruccato con le cose, eccetera. Invece era un po' un outing, lui era vestito normalmente con i suoi vestiti, si era fatto crescere la barba e raccontavamo la storia non solo sua. La storia di tante persone che vivono un pregiudizio feroce sulla pelle e invece aveva ragione Conti, i tempi erano giusti. Noi quell'anno abbiamo vinto il premio Migliore Interpretazione, il premio Cento Radio, il premio Lonezia Miglior Testo e più che altro poi abbiamo avuto tanti riscontri perché abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che si chiamava appunto Io non so mai, non so più chi sono, l'abbiamo portato avanti ancora fino all'anno scorso Io tra l'altro vi e faccio vedere una chicca che è questo, che è il CD singolo di Io sono una finestra, che io non l'ho cercato perché non si trova, insomma ve lo devono regalare, io ce l'ho perché da giornalista ero a Sanremo e quindi me l'hanno dato, era nel kit di promozione e quindi ho questa chicca, però ovviamente poi c'è anche l'album e quant'altro, insomma. Si possono trovare in giro, magari ve li trovate, insomma, se cercate chi cerca trova. Grazie, ma
Ovviamente ci sono stati tanti album, c'è stata l'esperienza ad amici come insegnante, perché tu nel 2001, ed è una cosa importantissima questa, tra le tante cose che potevi fare, mi diventi anche musicoterapeuta. Sì, ma no, ma nel frattempo musicoterapeuta, ho fatto spettacoli teatrali, ho Teatrali, scritto libri, ho fatto di tutto e di più, ho messo su esatto. spettacoli, rassegne musicali. Perché la gente ha sempre questo piccolo neo di pensare che magari se uno sparisce dal circuito di Sanremo, piuttosto che all'epoca al Festival Bar, le manifestazioni estive, per intenderci, è come se si fosse fermato, non stia facendo niente. Invece tu sei stata molto presente perché hai sfaccettato, tra l'altro, la tua arte, oltre gli album, che poi hai cominciato una collaborazione con la Rai, sono usciti una serie di album con Rai Trade, tra cui io ritorno a mostrarvelo, insomma, questo, per esempio, che è del 2012, si Sì, chiama vero. Girami, è un disco molto bello perché è un disco che in realtà è tutto costruito insieme a Paolo Di Sabatino, credo, se Sì, non sbaglio, esatto. ed è tutto costruito intorno a. Secondo me è anche una cosa che è stata ispirata, grazie alla sua esperienza da amici, nel vedere tante volte i ballerini, no? Quindi c'è tanto del rapporto di coppia visto un po' come se fosse un ballo, visto un po' Sì, come se fosse una. ci sono proprio dei brani, Esatto. passo a due. Toccarsi, riprendersi, allontanarsi, poi riprendersi di nuovo. Molto fisico come disco, anche i racconti d'amore sono molto fisici, molto, È molto vero. passionali, con delicatezza, e che sono due cose che in genere non vanno assieme. Esatto. Quindi un disco molto bello, andate a riscoprirlo. Questo c'è anche quella canzone di cui vi parlavo prima, Dove mi perdo, che è stupenda. Ecco, quella è una canzone che dovevi fare a Sanremo, perché quella canzone che scatta l'empatia, che fa scattare l'empatia, non ci hai pensato? No, diciamo che quel periodo lì ero per altri lidi. Tu hai nominato la Sì. musicoterapia e io ho fatto un sacco di lavori attraverso la musicoterapia. Mi sono laureata in giurisprudenza nel frattempo, sempre con una tesi che aveva a che fare con la musicoterapia. Cioè, ci sono nel mio continuare e nel mio filo che mi porta a lavorare con la musica e a continuare a lavorare con la musica, poi ogni tanto ci sono delle vie traverse nelle quali mi perdo, come dice la canzone. Ogni tanto mi perdo, poi ritorno. E anche adesso io sto facendo tante cose contemporaneamente, ma non perché Parliamone, parliamo. ne parliamo. Ah, è perché sennò poi poverini, lasciamo, cioè, sforiamo l'ora, già siamo a 40 minuti e passa di intervista. No, cerchiamo un attimino di tirare le redini. Allora, tante cose in questo momento. La prima, quella che arriva ovviamente, e che è anche il motivo di perché ci siamo incontrati, è l'uscita di questo disco particolarissimo che rispetto all'intervista con Rossana io adesso ho ascoltato. E quindi Ah, in qualche modo ho fatto mio. Quando ho intervistato Rossana 2 settimane fa non era ancora ce uscito e l'avevi. non l'avevo ascoltato, no. E, che è Trialogo Cantautrici. Un disco che è fatto, piccolissima recensione, di 11 perline, mi verrebbe da dire, perché sono in realtà la rappresentazione delle tre artiste con i loro percorsi singoli, che sono riuscite senza prevalere l'una sull'altra, ma dandosi, aggiungendosi l'una all'altra in 11 canzoni che sono tutte un filo unito. Riesci ad ascoltare questo disco? Sai, ti do la mia visione sentimentale di che cosa ho provato ascoltando il disco. Sembrate tre amiche su una terrazza che dà sul mare di fine estate, fine agosto, intorno alle 7 del pomeriggio. Quindi quando il sole cala e si sta benissimo con il mare davanti, la spiaggia davanti vuota, con la vostra chitarra, una birra messa lì, insomma, e vi state cantando le vostre cose con questa atmosfera un po' malinconica, sai, un po' da saudade, anzi, diciamola correttamente, brasiliana, con questo piccolo accenno di jazz, qualche piccola linea di bossa nova e tanta, tanta padronanza della vita in quello che raccontate. Sono sentimentale in questo momento mentre lo sto Molto bella dicendo. questa recensione, Fabio, Grazie. bellissima, Mi davvero, è fa piacere veramente quello che mi è arrivato. molto E ci bello. sono alcune cose che io me ne sono voluti appuntare dalle canzoni di cui ti voglio proprio chiedere.
proprio dai testi delle canzoni. Allora, per esempio, in Cantautrice, che è la canzone che apre il disco, a un certo punto, non ricordo chi delle tre, dice: io, tu, me lo Io, sono ricordato, ok. io che nel mio nome mi porto un sorriso gentile. E la gentilezza è una delle cose che forse noi abbiamo perso nel corso di questo periodo, soprattutto in musica. Sai che ogni tanto uno dice il destino nel nome, no? Mio papà e mia mamma mi hanno chiamato Grazia, e questo fatto della grazia legata al mio nome, al fatto che io volessi fare la ballerina, che io volessi fare. Ecco, diciamo che rimane un po' un senso nel nome di quello che poi tu fai. Non sempre è così, ma nel mio caso mi dicono che io ho un modo abbastanza leggero di dire anche delle cose molto importanti. Non urlo, non strillo, non grido, non l'ho mai fatto, ma questo anche nella vita, non solo nelle canzoni. Però il mio Chi ti conosce, chi ti ha visto per esempio televisivamente parlando per tanti anni come insegnante d'amici lo sa. Anche lì tu sì, ti ma io ponevi nei confronti dei ragazzi sempre con un garbo, anche quando c'era da riprendere, avevi sempre un garbo nel proporti, non eri mai ma come guarda magari si Fabio, è. io credo che la sopraffazione, ma anche sonora, anche l'urlo, il grido, non avvicini, allontani. Invece penso che la comunicazione abbia bisogno di un dialogo, il dialogo abbia bisogno proprio anche di una forma. E quindi io sono portata a spiegare le mie ragioni, a cercare le ragioni negli altri, attraverso il dialogo e mai attraverso la forza. Quindi io penso che si possa dire ad una persona ti odio urlando e non avere lo stesso effetto che può avere dicendolo piano e guardandola negli occhi in un certo modo, e questo vale anche per l'amore. Dipende dal senso che tu dai alla parola e l'obiettivo che ti poni nel dire quella parola, no? Io non capisco le persone che si urlano addosso, è una cosa che mi dà proprio fastidio, ecco, e quindi forse questa grazia sta nel nome, è nel mio modo di approcciare gli altri, la vita. E per esempio, invece in Io sono l'amore, Rossana mi ha svelato una cosa. Il brano che attualmente sta promozionando il disco, il singolo, chiamiamolo così, va. Che però non doveva essere questo il singolo. Non mi ha voluto dire qual era la canzone che doveva promozionare il disco prevista. Poi l'avete cambiato, Io sono l'amore. Perché ovviamente è abbastanza vicino a quello che ci sta accadendo. In particolare mi ha colpito la frase che dice: io sono l'amore nel gesto di pace, ma a volte non so più chi sono. Io sono l'amore, è proprio la personificazione, non è un concetto astratto, è come una persona che si aggira nel mondo e che constata la sua assenza, e constata il suo travisamento, constata la mancanza di attenzione nei suoi confronti, e quindi racconta dove si vede, come se si vedesse dall'esterno, fuori dai tribunali, nelle piazze, nei commissariati, nella mancanza di un gesto di pace, eccetera. Questa è stata l'idea che io ho avuto perché mi sono una notte ho dormito e proprio sognato l'amore in persona, come se fosse uno di noi e che si aggirasse tra di noi con lo sconforto e con la meraviglia a volte di vedere come un gesto in suo nome può essere meraviglioso o può essere terribile. Bello. E come ho chiesto a Rossana, che ha detto: guarda, anche se siamo amiche con Grazia e con Mariella, non è detto che non abbiamo litigato per riuscire a Eh beh, trovare certo, la è quadra di alcuni certo. pezzi. Per esempio, ecco, adesso visto che io l'ho ascoltato il disco, se mi dovessi dire la canzone che è stata più difficile trovare la quadra tra voi tre, qual è stata? Ah, allora, questa è una bella domanda. Ce ne sono diverse, perché allora, parliamoci chiaro, non è facile lavorare insieme, no? E poi a distanza, perché la pandemia ci ha distanziato. Però siamo sempre riuscite a trovare un argomento comune, un comune denominatore, siamo sempre riuscite. Forse una un po' problematica è stata Trialogo. È stata problematica perché era partita in un modo ed è stata completamente capovolta. Quella che era una strofa è diventato un inciso, l'inciso è diventato un bridge, insomma, è stata proprio rivoluzionata. Però Rossana me l'ha detto, grazie.
perché Rossana ha detto c'è una canzone del disco in cui che aveva prevalentemente scritto Mariella, in cui la strofa era l'inciso, e l'inciso era la strofa, non ti dirò mai qual è. Lì è stato un po' casamicciola, ti devo dire la verità, un pochino, perché poi caratterialmente, nonostante l'affetto e l'amore che nutriamo l'una per l'altra, però ci abbiamo quei due o tre elementi caratteriali che quando si combinano è la fine, è la miscela proprio. Quindi ogni tanto devo dire, ed è sano, ed è naturale. Tu immaginati se non avessimo mai discusso. Cioè, sì. Sicuramente non veniva fuori questa cosa. Senti, perché hai scelto proprio, cioè all'interno del disco, diciamolo per chi non l'ha ancora ascoltato, c'è oltre alle 8 canzoni assieme, c'è una canzone a testa che l'una ha interpretato della carriera dell'altra. E tu hai scelto in particolare, hai interpretato quella di Rossana, che è La bella confusione. Perché c'è tutto un lavoro di Rossana che appartiene al circo immaginario, quel periodo della vita di Rossana cantautrice che a me mi piace tantissimo. E questo brano ha una melodia splendida, veramente molto bella, un po' retro. E una volta, mentre eravamo in concerto, abbiamo detto perché non facciamo La bella confusione? E abbiamo provato a farne una versione live. E da lì ho detto io voglio cantare quella. Ognuna di noi ha scelto qualche cosa che in qualche modo la toccava. A me quel brano mi tocca profondamente. Senti, allora, Trialogo, finalmente uscito, ci sarà un tour, ci sarà questa cosa che, insomma, Tulipani di Seta Nera che ti vedrà impegnata a maggio, non mi ricordo la data, ricordala tu. Allora, il 6 maggio e poi alla fine di questa premiazione io, Mariella e Rossana presenteremo Trialogo al pubblico al The Space. Quindi è una cosa molto bella, quindi un'altra occasione per vederle live ed unire due cose di spettacolo assieme, perché questa è proprio la natura di Grazia di Michele, però poi ci sono tante altre cose, ad esempio questo live che stai preparando o hai preparato su Marisa Sannia, altra artista scomparsa da qualche anno, sarda, che ha avuto anche lei una carriera particolarissima perché ha avuto il periodo degli anni, fine anni 60, di grande notorietà, poi si è un po' eclissata ed è ritornata poi a un certo punto, però cercando di portare la propria terra, quindi ha fatto molte cose in sardo, molte cose insomma particolarissime da portare in giro. E c'è questo progetto in particolare che è dedicato a García Lorca, che in qualche modo tu mi hai privatamente raccontato che ti è stato proposto dal marito di Marisa. No, praticamente ho cercato io il marito di Marisa, con una grande faccia tosta che non mi appartiene. Io mi sono talmente innamorata di questo disco, Rosa de Papel, che è uscito postumo, che ho detto, ma dov'è tutta sta meraviglia? Non si è mai vista, non si è mai sentita, è un disco meraviglioso. Allora ho chiesto a un mio amico se mi dava il numero del marito, l'ho chiamato e da lì è nata questa cosa, che praticamente io ho scoperto che Marisa aveva passato gli ultimi 3 anni della sua vita a scrivere un copione teatrale. E allora ho rimesso insieme tutto il suo gruppo musicale, perché avevano creato tutto questo progetto e questo progetto non aveva visto la luce. Quindi sono andata a Sassari, ho trovato Marco Piras, che è stato il suo arrangiatore e produttore, ho ritrovato i suoi musicisti, ho ereditato questo copione, i vocali di Marisa in cui lei racconta che cos'è per lei la poesia, eccetera, e ho riscoperto, come dicevi tu, i due dischi in cui lei aveva musicato i due poeti sardi, Antioco Casula e Francesco Masala. E allora ho creato uno spettacolo teatrale che si chiama Poesie di carta, dove io ho mischiato il repertorio di Lorca e dei due poeti sardi con il suo gruppo originale e con due musicisti miei, dico miei perché vengono dal continente. Abbiamo debuttato a Roma e in Sardegna, abbiamo fatto ultimamente 3 o 4 date, adesso sto ritornando il 12 a Iglesias e stiamo portando avanti questo spettacolo a cui io tengo tantissimo. Tu l'avevi conosciuta Marisa? Come ci si incontra in questo ambiente? Dopodiché io sono entrata dentro il mondo di Marisa, perché entri nei suoi scritti, nei suoi appunti, nelle sue riflessioni. È un'artista molto delicata e forse in questo mondo. Ma poi ho scoperto che forse abbiamo tante cose in comune, caratterialmente proprio, no? Che e bella poi, cosa.
ho scoperto che anche ha scritto delle canzoni, sono entrata nel suo mondo di cantautrice. E quello quando tu hai detto schiva, sì, lei in realtà si era dedicata a questo amore per la poesia, si era un po' ritirata, no? Nel suo mondo, ma anche in questa voglia di sperimentare. E quindi. Questo, ma dove lo trovi il tempo di fare anche il tour trio, il tour in trio terra? È Cioè, e carino poi anche stai io. preparando un disco di mantra e poi sta per uscire un libro. Grazie, scusami, posso capire una cosa? Ma la spesa la vai a fare ogni tanto? Ma i Cioè, nel 60 cani dove li senso, la metti? spesa, per dire una battuta, la vita quotidiana, dove trovi? Ma scusami, in tutto questo voglio dire, i 60 cani dove li metti? Pure, non sapevo, giuro, quindi Ah, non vorrei sapevo. capire un attimino. Mancano degli aspetti. Mia sorella Esatto. Joanna li tiene, ma comunque io glieli porto. Cioè, una vita veramente complessa, complicata. Però Dormi? dormo poco, adesso sta per uscire un nuovo libro dopo i miei Sì. primi due romanzi e questo disco di mantra è una cosa a cui tengo tantissimo. È uscito da poco Lasciati amare, Madre Terra, che mi ha dato tante soddisfazioni, nonostante la sua stranezza. E quindi sì, io vivo immersa nella musica e cerco di legarmi alla bellezza in qualche modo, perché io non so se c'è modo di salvarsi da tutto quello che ci sta capitando. Ma ogni tanto poi tuo figlio Emanuele ti chiama e dice: mamma, senti, scusa, ma... È una guerra con mio figlio Emanuele, perché mio figlio Emanuele si è diplomato allo IED e ascolta un altro tipo di musica e da 4 giorni è andato ad abitare nella mansarda del condominio perché in casa era una guerra. Io con la mia musica, lui con la sua, ma proprio a botte di io alzo il volume, adesso è andato nella sua mansarda, mi spiace per chi abita sotto. Però anche lui produce, si diverte e cerca di lavorare con la musica, cosa difficilissima. Grazie, cosa ti aspetti un'estate di tanti live anche con Rossana e Mariella? Cioè, Sì, sarete in giro? io mi aspetto che staremo in giro noi tre, di lavorare con l'altro trio e mi aspetto di andare in giro con Poesie di carta, con lo spettacolo di Marisa. E quindi diciamo che per il momento questi tre live basta e E avanzano. avanza, diciamo, perché due bagni poi in Anche estate. perché sono tutte lingue diverse, cioè io parto da sardo, spagnolo, poi tutto il trio terra Quanto invece ci ha messo ad imparare il sardo? Che è confuso. complicatissimo. È complicatissimo, è certo. Perché non ha nulla in Tutto lì. comune con la... Che? Non ha nulla in comune con l'italiano, quindi come hai fatto a Esatto. impararlo? Eh sì. No, no, non ci puoi neanche arrivare, dice qua l'usa si Appunto. gragnas, che Sì. no, perché non ci si arriva neanche perché tu dici, però lì è stato il miracolo. Io penso che Marisa mi tenga la mano perché io ti posso giurare, tra l'altro è sardo campidanese, poi sono diversi tipi di sardo, Certo. che io ho ascoltato le canzoni e le ho imparate a memoria. Non mi chiedere come. Ma io non le ho dovute studiare, io le sentivo e le sapevo. Io non guardo mai il copione e guarda che canto dei brani sardi che sono belli complessi, Immagino. ma non so come mai questo miracolo. È un miracolo, Ah sì, eh? Perché effettivamente. non c'è una parola che somiglia, che tu dici, beh, vuol dire questo. No, niente. Va bene. Comunque io volevo dire una cosa, come l'ho detto anche nell'intervista di Rossana. Chi ci sta ascoltando, ascoltatori, fatevi i fatti vostri, questa è una cosa mia. Me la fate mettere una data a Napoli, che così vi vengo Sì, per favore, per a vedere. favore. Sì, Arrivo una data a proprio. Napoli, che così mi faccio firmare i dischi e vi vengo a vedere, vengo a incontrare anche di persona. Mariella è l'unica di persona che conosco di voi, che ho visto anche più volte, l'ho anche presentata in alcuni eventi, quindi è l'unica che ho conosciuto proprio vis-à-vis di voi tre, insomma. Quindi mi farebbe piacere finalmente anche conoscere voi. Anche a me tantissimo. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Sì. Assolutamente sì. Grazie. Grazie È Fabio. caduta di nuovo la connessione.
non ti vedevo più. Ok, perfetto, sei ritornata. E allora approfittiamo per salutare e per... Ok, per ringraziare, insomma, per essere stata con noi, per averci dedicato un'ora di racconto della tua carriera, delle tue curiosità e di questi nuovi tanti progetti che stai portando avanti. Per tutti gli amici di All Music Italia è stato veramente un piacere averti con noi. Grazie Fabio, grazie davvero. Grazie a te, alla prossima. Ciao. Ciao.